Buonasera da Update Fiseo, il programma di aggiornamento e di informazione della Fiseo, la Federazione Italiana SciAPSU Insegnanti e Operatori. Rieccoci qui in questo nuovo anno. Speriamo di tenervi compagnia per altrettante puntate come abbiamo fatto nel 2021. Come ricordiamo in diverse occasioni, la Fiseo è un'associazione che vive di quote associative, dei propri soci e delle proprie scuole. Sono già tanti coloro che hanno rinnovato l'iscrizione anche per il 2022. Invitiamo e ricordiamo a coloro che non lo hanno ancora fatto che le quote sono rimaste invariate così come le modalità di iscrizione e la segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Iscrivetevi alla Fiseo, potrete così dar seguito alle coperture assicurative e ricevere l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi a cliente. Secondo la legge 4/2013, garanzia e tutela per il professionista e per i suoi clienti. A chi di voi non è ancora socio, contattateci per avere tutte le informazioni in merito. Vi ricordo che è aperto un sondaggio di gradimento su questo TG. Molti hanno già risposto, fornendo spunti e indicazioni per noi preziosi. Continuate a farlo. Trovate il link in descrizione e nella vostra area riservata del sito Fiseo. Grazie a tutti per la collaborazione. Ora passiamo alle attività in programma per il 2022, già anticipate nel corso dell'ultima puntata. Il convegno nazionale è previsto a Montesilvano il prossimo 6, 7 e 8 maggio 2022. L'Assemblea nazionale è prevista a Milano il 28 maggio 2022. L'undicesima edizione della settimana dello SciAPSU, come di consueto, dal 18 al 25 settembre 2022. E il consueto appuntamento degli insegnanti, il simposio Insegnanti Fiseo, il 18 e 19 novembre 2022. Il 2022 è iniziato con una grave perdita per il mondo dello SciAPSU italiano e per la Fiseo. Il 30 dicembre scorso ci ha lasciato Attilio Somenzi, socio fondatore della Federazione Italiana SciAPSU, ora Fiseo, e fondatore della Scuola Internazionale SciAPSU, grazie alla quale ha contribuito alla diffusione dello SciAPSU in Italia. Sentiamo il ricordo di alcune delle cariche Fiseo. Carissime socie e carissimi soci, nei giorni scorsi abbiamo purtroppo dato la notizia della scomparsa di Attilio Somenzi, fondatore della FIS, Federazione Italiana SciAPSU, e poi della Fisieo, in cui ha ricoperto e ricopre importanti incarichi, e non a caso dico ricopre al presente. Attilio si è spento serenamente, così come con serenità e con garbo ha sempre espresso le sue opinioni. Lo SciAPSU e la Fisieo perdono un professionista ed un uomo di grande cultura. Naturalmente esprimiamo ai familiari le nostre condoglianze per la grave perdita di Attilio, che avremo modo di commemorare ed onorare come merita per i suoi infiniti spunti, di riflessione che hanno contribuito alla crescita dello SciAPSU e della Federazione. Ecco, da rappresentante della Fiseo, volevo sottolineare questo aspetto di come Attilio Somenzi abbia messo la sua ricerca nello SciAPSU al servizio di una comunità, la FIS prima e la Fiseo dopo. Nel ricordare Attilio Somenzi mi è sopraggiunto in mente un testo di Gianrico Carofiglio, dal titolo Della gentilezza e del coraggio. È un breve periodo, è un breve, un breviario, diciamo, di politica e di altre cose soprattutto. Si parla anche della qualità della vita che scaturisce anche dalla capacità di porre e di porsi delle buone domande, dalla capacità di dubitare. Ecco, di qui io ritrovo Attilio Somenzi, per come io l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere. Anche nelle sue parole, Attilio Somenzi, con la sua arte di narratore,
ci ha accompagnato e aiutato in questo viaggio nello shiatsu. Lo shiatsu è una pratica, una tecnica, un'arte, una scienza che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e della complessità di un mondo che va esplorato assieme, in compagnia. E Attilio favoriva tutto questo. Attilio Somenzi preferiva il noi all'io, così come ci ricordava il simbolo del terzo paradiso del maestro Pistoletto, che è stato argomento di un nostro convegno, dove Attilio era promotore e protagonista. Io, tu, noi. Partendo dagli insegnamenti dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori, Attilio ci ha fatto sentire un nuovo senso per parole antiche e fondamentali. E tra le tante parole voglio appunto ricordare la parola gentilezza. Ecco ciò che caratterizzava, anche ciò che caratterizzava Attilio Somenzi. Per questo la gentilezza, insieme al coraggio, è diventata una dote della sua intelligenza, una virtù che ci ha aiutato a conoscere questo mondo. Come ho anticipato, questa mia testimonianza vuole essere solo un ricordo e non può essere una esaustiva rappresentazione della vita professionale nello shiatsu, come dirigente, come insegnante. Ed è qui che ho avuto modo di accrescere la mia stima e riconoscenza in questo mondo, anche quello dell'insegnamento, nel mondo della scuola, dell'insegnamento appunto. E guardate, attraverso la parola dei suoi allievi, io mi sono appuntato alcune parole che sono pervenute, sono state scritte. Vanno dal grazie maestro, la parola sembra solo retorica, servo bei ricordi, dicono Giorgio, Stefano, Elena, Massimiliano e tanti altri. I tuoi insegnamenti ci accompagneranno per sempre. Grazie per tutto quello che hai fatto. Ecco, il grazie ricorre sempre. Grazie per quello che ci hai trasmesso con cuore, amore e passione. Quindi tante altre belle parole che a me piace continuare a leggere e a rileggere. Ed è per questo, con queste bellissime parole dei suoi allievi, che io voglio concludere ringraziando ancora Attilio Sometti. Grazie Attilio. Ciao a tutti, ci sono un sacco di cose che potrei dire per Attilio, ma mi limito a leggere la mail che ho scritto ai miei colleghi della commissione. Ciao a tutti, ieri c'è stato il saluto ad Attilio, è stato bello ed intenso. A tante persone mancherà, alla sua bella famigliona, ai colleghi, agli allievi, agli amici, conoscenti e ovviamente a me, che ho condiviso un pezzo di vita così lungo e importante con lui. Si parlava di tutto, dalla macrobiotica al salame mantovano, dallo shiatsu alla politica, dalla famiglia alle macchine, dalla vita alla malattia alla morte, ma anche di gossip e abbigliamento, e il tempo insieme non era mai abbastanza. Avevamo vari appuntamenti in agenda e tanti localini che ci aspettavano. E se avevo bisogno di un consiglio per la commissione esami o altro, avevo sempre una risposta sintetica ed esaustiva, non solo sull'argomento in sé, ma su come ci si deve comportare, che cosa era importante e cosa lasciare andare. E anche lui poteva contare su di me per pareri o suggerimenti, per quel che potevo, una grande stima reciproca. Aveva da buon metallo la capacità di penetrare nelle situazioni, nelle persone e vedere cose che la persona stessa non sapeva vedere, potenzialità nascoste, talenti. Sì, ha saputo dar valore a tutte quelle persone che non se ne rendevano conto. Un grande maestro in questo, uno scopritore di tesori. Poi, come si ricordava le trattorie sui vari percorsi di esami o convegni o altre occasioni, non se le ricorda nessuno, non solo, ma si ricordava anche il menù. È mancato il 30 dicembre 2021 e mio marito il 30 dicembre 2019, lo stesso giorno. Su un libro che ho preso a Pomaia con un pensiero al giorno del Dalai Lama e altri maestri, sul 30 dicembre c'è scritto: nella fessura tra i due mondi, quello dei vivi e quello dei morti, tra la morte e la rinascita, vi è la possibilità di ottenere la suprema realizzazione. Secondo il Bardo Todol, il libro tibetano dei morti, proprio nel momento immediatamente successivo alla morte, la mente è in grado di conseguire la liberazione. In questo momento l'individuo accede ai livelli più sottili della coscienza, la cosiddetta mente di luce chiara. Questo è il mio pr più profondo auspicio. Love and prayers. Bene,
Attilio è andato avanti, come si dice a volte in questi casi, e insomma non è con noi, non è più con noi. Lo conobbi ormai tantissimi anni fa, stiamo parlando del 77 probabilmente. A quei tempi stavo, da qualche anno praticavo shiatsu con Yuji Jairo e ogni tanto organizzavo dei workshop a Padova, a Villa Saonara, avevo il club di macrobiotica in quel periodo. Era uno di questi workshop con Padre Attilio una volta, io non conoscevo, e mi fu presentato come insegnante di yoga, infatti sapevo che seppi dopo appunto che lui lavorava molto nello yoga, aveva un centro yoga lì a Padova, e in quell'occasione lui era molto taciturno, stava molto sulle sue, me lo ricordo, questa persona tutta scattante un po', no? Un po' appunto sulle sue, rosso, capelli di barba, capelli pochi, pochi anche allora, di barba, e insomma seguì questo workshop con Yuji Jairo di 2 o 3 giorni, per esempio. E poi non lo vidi più per un tot di tempo, per qualche anno, poi lui si è continuato a lavorare soprattutto nello yoga, poi seppi appunto che verso l'inizio degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, aveva ricominciato a fare shiatsu. E l'occasione in cui ci trovavamo poi fu ai tempi della fondazione della FIS. In quegli anni c'erano stati alcuni tentativi già di creare una federazione di shiatsu, no? Però erano più o meno andati a monte per vari motivi. E penso che quella volta che poi diede luogo alla fondazione effettiva della Federazione Italiana Shiatsu, e ci fu, credo, un suggerimento, comunque un'ipotesi che aveva proposto Attilio, in area dei suoi di altri operatori o comunque i suoi studenti. E da lì Gianni Pizzati, bisogna ricordarlo, questo Gianni Pizzati fece un grande lavoro di collegamento tra i vari insegnanti di shiatsu di allora, no? E questo grande lavoro di collegamento fatto da Gianni poi portò a delle riunioni che facemmo, e tutto questo poi alla fine sfociò nella nascita della Federazione Italiana Shiatsu. C'era Mario Quattrini, c'era Fausta Mascheretti, c'era Gattini, c'erano varie persone che poi magari possono continuare, no? E poi c'era ovviamente Attilio. E da lì andò avanti una collaborazione che si dispiegò per tanti anni, poi fondammo la Federazione Scuole di Shiatsu negli anni 2000, e anche lì Attilio partecipò con la sua scuola, con i suoi insegnanti. Insomma, furono periodi sempre molto facondi, periodi molto costruttivi, creativi, in cui appunto la FISIE, la FIS prima, la Federazione Scuole dopo, crebbero molto, finché poi si fusero assieme all'area della Namikoshi, assieme a altre aree di insegnamento, si fusero creando la FISIEO, dentro cui poi Attilio continuava avere un lavoro importante, che fece nell'istituto culturale, nella preparazione di vari convegni. E insomma ci fu, diciamo, questo rapporto che andò avanti nei decenni in pratica, no? Siamo nel 2022, credo che la prima volta che ci siamo incrociati sia stato appunto nel 1977, quindi tantissimi anni fa, no? Tantissimi anni fa. E chiaramente manca, no? Ovviamente manca poi come personaggio, come storia dello shiatsu, che anche lui appunto ha contribuito a creare in Italia, come tante cose. Insomma, prima o poi ci ritroviamo, come si dice in questi casi, è stato un piacere
questo percorso. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Update di Fiseo. Sono Maurizio Parini e oggi siamo qua per ricordare, parlare una persona che ha contribuito in maniera veramente molto concreta, corposa, sostanziosa, non solo alla diffusione della nostra federazione, ma mi permetto di dire proprio alla diffusione alla qualità dello shiatsu in Italia. Stiamo parlando di Attilio Somenzi. Ho conosciuto Attilio alla fine degli anni Ottanta. Era un periodo molto bello, molto intenso. Lo shiatsu era presente da poco, stava crescendo e per crescere voleva conoscere e agrupparsi. Erano gli anni in cui si stava formando la prima federazione di shiatsu che ha dato un po' origine poi a tutte le altre federazioni. E Attilio, mi ricordo, ha contribuito in maniera precisa a fare in modo che noi operatori shiatsu, la maggior parte di noi operatori shiatsu, fossimo sotto un unico cielo, che è stato il cielo allora della prima Federazione Italiana Shiatsu. E in questi incontri preliminari, perché erano gli anni belli, intensi, ma in cui c'era un po' di diffidenza. E Attilio aveva promosso un incontro di scambio di pratica tra operatori di diverse città di diverse origini. E io andai a Padova con degli altri miei colleghi amici e conobbi questo signore. Molti di noi hanno conosciuto Attilio, altri no. Ecco, per chi non l'ha conosciuto, ma forse avrà visto le foto, era la tipica incarnazione di ciò che differenzia, come dire, apparire ed esserci. Lui anche fisicamente era una persona minuta, alta come me, oserei dire. Non si notava tanto, però mi viene in mente che io ho conosciuto due o tre veri maestri. Ad esempio, ho conosciuto un maestro di medicina cinese, di Tai Chi, maestro Ming, che mi ricordo Attilio. Tu lo vedevi camminare, sembrava una persona apparentemente comune. Il maestro Ming si fermava e iniziava la pratica. Attilio, col suo tono di voce fermo, pacato, ma che arrivava a tutti, diceva la sua opinione. Ed era un'opinione pesante. Ecco, conobbi così Attilio e intuì subito che avevo di fronte una bella persona, ma una persona di un certo peso e di un sottile ma potente carisma. Ecco. Questa è l'immagine che io ho di Attilio. Era la persona che sapeva far accadere le cose. Ma sottolineo una cosa, un aspetto che ho sempre molto riconosciuto e confesso apprezzato di Attilio, esserci senza apparire. Non so, nei nostri convegni ha partecipato, ma molto meno di altre persone. E sempre quando era giustificato, quando era coerente. Lui c'era, lui sapeva di esserci, non aveva bisogno di. E non sono mai stato un suo allievo, ci siamo conosciuti in ambito così, per cui ho avuto anche come dire, un'esperienza differente. Ho notato alcune cose. Ecco, devo dire che un aspetto che mi ha sempre colpito di Attilio e che aveva una non rara capacità di scegliere le persone. In più di un'occasione lui mi ha indicato, guarda, vedo bene quella persona lì. Io rimanevo perplesso, dico, ma a volte ho anche tentato di controbattere e lui pacatamente mi ha dato dei vari motivi. Devo riconoscere che il tempo gli ha dato ragione. Quella persona si è praticamente sempre dimostrata la persona giusta al posto giusto. Ecco, non penso che concordiamo sul fatto che non sia una cosa così scontata saper scegliere le persone bene. Ecco, Attilio aveva tra l'altro questa capacità qua. E un ultimo pensiero che mi viene, così. Ho legato a Tilo un'immagine che mi piace molto, stare sotto
un unico cielo. Mi viene da un film, Hero, di Yul Moore, l'autore di Lanterne Rosse. È un film che consiglio ai miei colleghi. Parla molto della medicina estremo orientale, dei cinque movimenti, ecco. E in un'altra occasione Attilio è stato un po' un ago della bilancia, un promotore. La storia dello sciatto in Italia è come lo yin e lo yang, mutevole, si alterna. Ci siamo incontrati, ci siamo riuniti, ci siamo separati. Poi verso il 2010 c'è stato un altro grosso momento di riunificazione. E mi ricordo sui divani della nostra molto simpatica, efficiente, preziosissima collega di Bologna, in questa bella città ci siamo rincontrati per ritornare a rimetterci insieme. Ecco, e in quell'occasione, ovviamente in quei momenti lì si discute, ci si confronta, Attilio ha dimostrato di essere quello che è stato, un po' uno degli aghi della bilancia dello sciatto italiano, di buona parte dello sciatto italiano. Negli anni 90, in pieno boom dello sciatto in Italia, la scuola che rappresentava Attilio, di cui lui era il responsabile, il presidente, e quindi Attilio stesso, era una scuola importante. Ecco, non ho difficoltà a usare il termine, è stato uno degli aghi della bilancia. Ecco, la sua scuola è stata una delle due o tre più grandi, non solo diffuse, mi piace il termine, propositive scuole di sciatto. Ecco, Attilio era sempre lì, sempre presente, sempre consapevole di quello che era e perciò di quello che diceva era importante. Raramente l'ho visto dire, fare delle cose un po' fuori dalle righe. Siamo tutti umani, siamo tutti quindi possibili di miglioramenti. Anche Attilio è stato umano, quindi anche Attilio ha avuto i suoi difetti, se no non sarebbe stato un essere umano. Però il ricordo che ha lasciato, la traccia che ha lasciato, è sicuramente una traccia importante. Perciò mi piace ricordarlo come qualcuno che ha saputo esserci, ma soprattutto come ha saputo esserci. A presto Attilio e saluti a tutti voi. Purtroppo, come avete avuto modo di vedere, questa è stata una puntata un po' particolare rispetto alle altre. Sicuramente il sentimento è di tristezza, purtroppo, perché è una puntata dedicata doverosamente, sottolineo, ad Attilio Somenzi, che è già stato presentato da altri che hanno parlato proprio in questa puntata. Verranno dedicate anche altre occasioni, altri eventi a lui, perché è una figura, come avete capito, chi non l'ha conosciuto lo sta imparando a conoscere, ma credo che tutti quanti l'abbiano conosciuto, estremamente importante per la federazione, perché ha contribuito alla genesi di ciò che siamo adesso. E quindi è venuta a mancare una delle pietre angolari della federazione, cioè non c'è molto altro da aggiungere. Quindi dispiacere personale, dispiacere come comunità, come gruppo di lavoro. La cosa che possiamo fare noi è, come dire, valorizzare il suo contributo mantenendo viva questa federazione, ognuno con la sua parte, da soci, cariche istituzionali, vari incarichi, eccetera. Quindi niente, non mi dilungo, la puntata è questa. E personalmente ho avuto la fortuna di conoscere Attilio. Io sono, mi considero un po' della seconda generazione, solo per motivi anagrafici ovviamente, e quindi Attilio l'ho conosciuto proprio nei corridoi della federazione, in tutti i convegni. Ho avuto modo di apprezzare i suoi interventi, mi sono confrontato su alcuni punti, e tant'è che nel capitolo che ho scritto a suo tempo sullo sciazzo nelle discipline corporee in ambito PNEI, ho sentito il dovere di citarlo fra le figure importanti dello sciazzo italiano. E niente, quindi come tutti vivo questo momento triste col sentimento che richiede. Quindi vi saluto e
arrivederci alla prossima puntata.